Allora, muoviamoci. Buonasera. Eccomi, scusate, è stata una giornata abbastanza lunga e complessa, talmente tanto che quando sono rientrato a Palazzo Toniolo ho chiesto alla guardia, al corpo di guardia, la chiave della mia stanza che era tutta corretta, diciamo, era il numero corretto, solo che lo stavo leggendo al contrario. E quindi non riuscivano a trovarla perché non c'era semplicemente. Vabbè, insomma, un po' di stanchezza quando passi 48 ore a quadrare il cerchio, anche se poi alla fine ci riesci, comunque un po' di fatica c'è. Mi aspettavo, fra l'altro, di dover essere a quest'ora, di dover avere a quest'ora in audizione il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, perché si riapre un cantiere, il cantiere della riforma del MES, su cui quindi forse può essere utile fare un rapido punto, dare un rapido ragguaglio del perché e del per come si riapra ora qui il dibattito sul MES. Dunque, vorrei distinguere fra due aspetti legati al MES. Uno è l'opportunità di indebitarsi con questa istituzione per pagare la spesa sanitaria. Che questa sia un'opportunità, lo credono solo persone disinformate o persone del PD, ma insomma, o persone del PD disinformate, anche se talora prendono altre forme, ma insomma, questo però è un tema accantonato. Perché? Perché diciamo, è noto ormai universalmente che non vi è agibilità politica per l'ipotesi di indebitarsi con il MES. Chi è politico e quindi ha poca familiarità con i numeri e con l'economia, magari non capisce i numeri, magari non capisce l'economia, magari non capisce neanche i trattati. Ma che non ci sia agibilità politica per questa ipotesi, cioè che nessun paese europeo ne voglia sapere mezza di indebitarsi con, diciamo, una istituzione associata al fallimento della Grecia, questo lo hanno capito, direi, quasi tutti. Rispettosamente dico, perfino Enrico Letta. Quindi il tema di chiedere soldi al MES è un tema chiuso che si riapre periodicamente, ma in un certo senso ha una sua, diciamo, chiusura logica, cioè si sa che quella cosa non la vuole fare nessuno, poi magari proveranno a farcela fare, ma si sa che è così. Altro tema è non valutare se indebitarsi con il MES, ma valutare se riformare il MES, d'accordo? Mettendola in altri termini, un conto è decido di chiedere dei soldi in prestito a una banca e va bene, e un altro conto è decido di trasformare quella banca, magari di trasformarla in società per azioni, di fonderla con un'altra. Sono due piani diversi di ragionamento. Ora si riapre il cantiere della riforma del MES. A che cosa serve e a chi interessa questa riforma? Allora, noi siamo sempre stati contrari. I motivi per cui siamo stati contrari sono sostanzialmente di due tipi. Vado molto schematicamente a fine giornata, essendo un po' cotto, e forse anche meglio, così vado più lento e vado più sul semplice. Sacrificherò magari un po' di rigore, a vantaggio della semplicità dell'esposizione. Quindi, perché non ci piace la riforma del MES? Per due motivi. Il primo è che, diciamo così,
mette nero su bianco e sancisce definitivamente il fatto che noi i soldi che abbiamo messo nel MES non li potremo mai rivedere indietro nel deprecabile caso in cui servissero a noi. Perché dico deprecabile caso? Perché il MES nasce per salvare paesi in crisi finanziaria e io considero quello dell'Italia in crisi finanziaria un deprecabile caso, che dopo la riforma del MES diventerebbe deprecabilissimo, perché il MES proprio per statuto non potrebbe prestarci i soldi se non a condizioni draconiane che prevederebbero fra l'altro anche una ristrutturazione del debito. Su questo c'è un dibattito, c'è chi dice di no, cara non è come pensi tu, questa volta è diverso, non è un capello ma un crine di cavallo, eccetera eccetera, però il succo è questo. Perché? Ma perché Francia e Germania, in generale comunque un certo capitalismo del nord Europa, desidera una cosa, desidera che l'Italia fallisca dentro l'euro, cioè vuole forzare il default del debito sovrano italiano dentro l'euro. Perché? Ma perché dopo aver spolpato l'ossicino della Grecia, è chiaro che spolpare l'osso dell'Italia, che ha molta più ciccia addosso e la ciccia siete voi, è ovviamente un obiettivo che un certo tipo di capitalismo considera degno di attenzione. E se io fossi al posto loro la penserei esattamente come loro. Però sono al posto mio, che è il posto vostro, e quindi cerco di non farmi spolpare. Questo restando amici, naturalmente. Sono amico di tutti, sono amico perfino dell'onorevole Brunetta, con cui ho lavorato amabilmente per 36 ore, figuratevi se non sono amico anche della signora Merkel, no? Va bene così, io sono amico di tutti, però sono amico anche di me, d'accordo? Ho quella cosa che si chiama istinto di sopravvivenza, che avete anche voi, almeno spero. Allora, il primo motivo per cui la riforma del MES non ci piace è che, stabilendo il principio che solo i paesi sani possono ricevere assistenza a certe condizioni, ovviamente l'asticella di che cos'è un paese sano è stata ritagliata a proposito per non farci entrare, di proposito per non farci entrare l'Italia, quindi proprio è un chiaro gesto, due dita nell'occhio messo al nostro paese. E questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo del perché non ci piace è un'altra cosa che vogliono tanto i nostri amici francesi e tedeschi, cioè vogliono formalizzare il fatto che i soldi conferiti al MES, e quindi voi sapete che adesso nel MES ci sono, se non erro, 56,1 miliardi di capitale versato, di cui 14,5 dall'Italia, non mi impiccherei sui decimali a quest'ora, ma più o meno l'entità è quella. Sapete anche che in realtà l'Italia ha prestato complessivamente, ha conferito complessivamente oltre 50 miliardi di capitale alle varie iniziative intraprese per il salvataggio cosiddetto degli altri paesi europei in crisi durante la cosiddetta crisi dei debiti sovrani intorno al 2010, fra cui lo European Financial Stability Fund, che era in qualche modo il predecessore del MES. Allora, quei soldi lì adesso servono a loro, a Francia e Germania. Perché? Perché Francia e Germania hanno dei seri problemi nel loro sistema bancario, e la Germania direi più che la Francia, e questi problemi sono problemi, diciamo, risalenti, come dicono i giuristi, cioè hanno una lunga storia e derivano ovviamente dall'euro, che non fa male solo a noi, ma fa male anche a loro, per il solito discorso che vi ho spiegato tantissime volte, cioè la necessità di tenere un euro sottovalutato rispetto al dollaro per favorire il commercio dei paesi europei verso l'estero e per tenere quindi insieme i vari pezzi dell'eurozona, comporta che si debbano tenere tassi di interesse bassissimi o addirittura negativi. E naturalmente per le banche che fanno attività di banca, cioè di raccolta di depositi ed erogazione di prestiti, i bassi tassi di interesse schiacciano lo spread, cioè lo scarto fra tassi attivi e passivi della banca, fra tasso sui prestiti e tasso sui depositi, e quindi le banche non marginano e sulla loro attività caratteristica perdono, il che perdono comunque non guadagnano, il che fra l'altro comporta che per
alla ricerca di rendimento si affaccino a tutta una serie di attività potenzialmente più rischiose, speculino su derivati, eccetera, 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 no? E quindi da qui derivano due ordini di problemi: un conto economico non brillantissimo e composizione degli attivi non, diciamo, equilibratissima. Quindi prima o poi qualcosa andrà storto. Quando quel qualcosa andrà storto, il sogno bagnato dei nostri fratelli tedeschi e francesi, che hanno, come sapete, la mia profonda simpatia culturale, anche perché peraltro io non ho nulla di contrario al singolo tedesco o al singolo francese, né al popolo tedesco o al popolo francese. Alcuni portatori di interessi di quei paesi fanno i loro interessi oggettivamente meglio del nostro governo, e quindi è fatale che prima o poi ci possano essere dei punti di frizione. Ecco, quando dovessero saltare per aria delle banche lassù, non gli parrebbe vero di mettere le mani sui soldi del MES, cosa che loro potrebbero fare perché hanno i conti a posto, e cosa che loro dovranno fatalmente prima o poi fare quando la gestione più o meno efficiente della crisi Covid dovesse determinare una crisi finanziaria e dovessero cominciare a scoppiare le banche come popcorn, come accadde nel periodo 2008-2010. Allora, noi non è che non vogliamo aiutare i nostri fratelli tedeschi e francesi, ma per carità di Dio, noi però vorremmo avere un tavolo di confronto su cui si mettessero bene in vista e scoperte tutte le carte, tutte le carte. E per esempio una carta è l'asso di picche, cioè il fatto che noi, come è ampiamente noto e ammesso da, torno a dirlo, il presidente della Banca Centrale Olandese, il premier belga, eccetera, eccetera, noi siamo danneggiati in termini di competitività di prezzo dall'adozione della moneta unica. Questo significa che ci deve essere riconosciuta una compensazione, non possiamo sempre essere cornuti e bastonati. Loro sono danneggiati perché, per il tema che vi ho spiegato, la necessità di comprimere i tassi di interesse, e va bene, però allora, se loro vogliono scaricare il danno che il loro sistema bancario riceve dal sistema sui nostri risparmi, e allora però ci devono dire come scarichiamo noi il danno che le nostre aziende subiscono nell'export da qualche parte sui loro risparmi, oppure troviamo un modo per venirci incontro. Cioè, bisognerebbe avere una valutazione culturale complessiva delle problematiche che ci troviamo a gestire con le regole che ci siamo dati. Poi uno, se vuole, perché è matto, può anche decidere di mantenerle così, ma la follia non può spingersi fino alla negazione. Questo è il vero negazionismo, cioè questo è il rifiuto della realtà. In realtà non si tratta di negazionismo, si tratta di una volta si chiamava psicosi, diciamo, il denial, così, della realtà. È una psicosi, è una qualche cosa che nei manuali di storia non riesco proprio ad immaginare come possa essere spiegata. Boh, non lo so, non saprei neanche fare un paragone, onestamente. Simile esplosione di follia collettiva. Quindi noi siamo contrari. Oh, naturalmente adesso, chiarito i motivi di fondo, entriamo nella liturgia parlamentare. Liturgia parlamentare, che cosa ci riserva? Dunque, le decisioni in merito, voi sapete, c'è una pratica istruita da tempo, già pensavano di esserselo messo in tasca a dicembre 2018 questo cambiamento del trattato, questa riforma. Ma poi ci siamo messi di traverso e 2 anni dopo siamo ancora qui. Quindi diciamo che avere fatto opposizione è servito a qualcosa.
È chiaro che questo non è un argomento che la Sciure Maria, è chiaro che poi il Sciure Brambilla si preoccupa perché parli male dell'Europa, lo spread, tutte queste cose qui, vabbè. Però insomma, qualche senziente capisce che stiamo lavorando per difendere il paese e a noi ci basta anche questo, diciamo, a parte che ci basta per farlo l'intima coscienza di sapere che stiamo facendo una cosa giusta. Come sapete, il Consiglio dell'Unione Europea, cioè quello composto dai ministri competenti per materia, che in questo caso è l'Ecofin, istruisce la pratica e poi, diciamo, l'approvazione, l'organo, diciamo, che ha un potere effettivamente legislativo, è il Consiglio Europeo, quello dei capi di Stato e di Governo. Allora, il Consiglio dell'Unione Europea, preceduto dall'Eurogruppo, sarà la settimana prossima, e la settimana ancora dopo c'è il Consiglio Europeo. Sapete anche che esiste una legge, la legge Moavero del 2012, che dispone che prima dei consigli il ministro venga in audizione, e prima dei consigli dell'Unione Europea, quindi prima dell'Ecofin, Gualtieri dovrebbe venire sempre in audizione, mentre prima del Consiglio Europeo, cioè di quello dei capi di Stato e di Governo, è il primo ministro a venire in audizione. Questa seconda parte si verifica sempre, c'è anche un voto in aula, cioè vengono presentate delle risoluzioni. Allora, la prima parte, cioè il fatto che il ministro venga in audizione, normalmente non viene messa in pratica. Ci ho provato io strenuamente per 2 anni contro la resistenza passiva del ministro e degli uffici, e a un certo punto mi sono anche seccato, nel senso che poi, quando è partito il Covid, non sono neanche stato lì a convocarlo, ho pensato, vabbè, vatti a schiantare te, purtroppo con il paese, ma diciamo così, nella tristezza e nell'amarezza per vedere che di assistere allo schianto del paese, consentimi un piccolo sorriso anche di scherno nel vedere che ti schianti anche te, diciamo, il botto sarà più grosso e amen. Quindi io ho totalmente diciamo rinunciato a insistere su questa parte, no? Il dato fondamentale è che quelli che fanno gli europeisti, questa è la quarta legge fondamentale dell'Europa, quelli che fanno gli europeisti le regole europee poi non le vogliono applicare, quindi anche il ministro, diciamo, fa tanto l'europeista, ma la legge che disciplina la partecipazione dei parlamenti nazionali alla legislazione europea, lui, diciamo, l'ha tranquillamente stampata su una carta a 3 veli e ne fa l'uso che abbiamo visto in questi anni. Amen, amen. Questa volta è successa una cosa paradossale, perché, diciamo così, per non ho capito quale smottamento interno alla maggioranza, il ministro ha fatto un gesto che normalmente non si fa, cioè si è offerto di venire addirittura in aula prima del Consiglio dell'Unione Europea, cioè prima dell'Ecofin, a parlare di quello che ci andava a fare. La cosa interessante è che la maggioranza ha rifiutato che il ministro lo facesse, cioè la maggioranza ha detto al suo ministro per favore non venire in aula, perché altrimenti c'è un dibattito più ampio e più visibile, ci metti in difficoltà, perché come sapete il tema del MES è un tema divisivo, non solo il tema di chiedere soldi, ma anche il tema di riformarlo è divisivo per questa maggioranza, che quindi si è trovata nella situazione abbastanza insolita di lavorare in Parlamento svilendo sia la dignità del Parlamento che, diciamo, quella del Ministro, perché è una scortesia verso il Ministro rifiutare una sua offerta di relazionarsi con il Parlamento a questo livello, e quindi hanno disposto che l'audizione avvenisse in commissione. Ora, questo è quello che dovrebbe succedere normalmente, cioè normalmente il ministro dovrebbe venire nella commissione di merito, e quindi per un trattato che ha a che fare con la stabilità finanziaria, la commissione di merito è la sesta, d'accordo?
normalmente dovrebbe sentire il bisogno, e dico di più, normalmente gli uffici come routine dovrebbero convocarlo, proprio senza neanche starci a pensare, presidente, che facciamo, lo convochiamo. No, pigli e chiami e lo convochi, perché così dovrebbe funzionare. Questo tipo di automatismi per 2 anni, faticosissimamente, ho cercato di stabilire e non vi preoccupate, nella prossima legislatura, 5 anni, vedrai che dalle dalle capiranno come si deve lavorare. Si deve lavorare così. Ci deve essere l'interlocuzione fra Parlamento e Governo, che è quella che loro non vogliono perché hanno paura che si capisca che cosa vanno a fare, le cose che vi ho detto io prima. Bon, arrivati a questo punto, inizia il valzer, per cui, allora, dove la facciamo? Camera o Senato? Camera e Senato insieme? Quale commissione? La sesta? Ma vuole intervenire anche la 14ª perché c'è un tema di Europa e la 14ª fa europea. Perfetto, 6ª e 14ª. Bene, ma anche la 5ª vuole intervenire perché c'è un tema di debito pubblico e quindi deve essere coinvolta anche la Commissione Bilancio. Bene, 5ª, 6ª e 14ª riunite e congiunte. Riunite, cioè insieme, e congiunte Camera e Senato. Praticamente mettiamo insieme mezzo Parlamento, mezza aula, d'accordo? Pur di non far venire il ministro in aula. Vabbè, è tutto molto bello, è tutto bellissimo. E, fra l'altro, voglio dire, mettere insieme in un'audizione con la ritualità delle commissioni, d'accordo? Che è ridicola, perché avete visto come sono fatte le audizioni in Italia, avete visto come sono fatte negli Stati Uniti, avete visto come sono fatte in Canada, no? Ecco, significa sostanzialmente che se metti insieme 6 commissioni, 3 Camere e 3 Senato, e quindi metti insieme 150 più 60, 200 persone sostanzialmente, al ministro vengono fatte una cosa tipo, non so, 100 domande, cui lui, ovviamente avendo 100 domande, sceglie facilmente a quale rispondere e a quale no. Avete visto che, adattando, diciamo così, la tattica allo strumento di cui dispongo, ultimamente quando viene il ministro gli chiedo solo 2 cose tecniche puntuali su cui lui normalmente mi dà delle risposte evasive. Negli Stati Uniti non sarebbe così, neanche al Parlamento europeo sarebbe così, perché alla domanda e risposta poi segue un rejoinder, cioè tu puoi fare una controdomanda per avere una controrisposta. Da noi neanche questo, deve essere messa cantata. Una messa cantata blindata dagli uffici e blindata in alcuni casi anche dalla totale inconsapevolezza di alcuni colleghi di quello, di ciò di cui si sta parlando, d'accordo? Ma nonostante sia così, questi non vogliono venire a confrontarsi col Parlamento neanche in queste condizioni di assoluto vantaggio per loro. Pensate quanto sono pavidi, pensate quanto sono pavidi, o pensate quanto sono grandi le porcate che sanno in qualche modo di star facendo. Bene, quando si verifica questa cosa, pensavo che si verificasse oggi più o meno a quest'ora, invece si verificherà lunedì, cioè esattamente poche ore prima dell'Eurogruppo. Quindi è del tutto ovvio che sarà una mera informativa, non ci sarà alcuna votazione di atto di indirizzo. Io ho cercato in tutti i modi di capire come poteva il regolamento aiutarci a votare atti di indirizzo in commissione senza riuscire a capire come poterlo fare, d'accordo? Allora, qui bisognerà evidentemente procedere a una riforma del regolamento, perché il regolamento non aiuta il Parlamento in questo momento. Bisogna che le audizioni siano vere audizioni e che ci sia la possibilità di avere un contraddittorio, certo non di 7 ore ma di 10 minuti. Comincio a pensare che forse sarebbe opportuno avere un Parlamento monocamerale ma con poteri molto più forti per le commissioni, quindi con poteri di rappresentanza esterna per il Presidente di Commissione, tale per cui il Presidente di Commissione possa convocare il Draghi o il Merch di turno, d'accordo, lo possa convocare lui, quindi rappresentanza anche internazionale, e tutta una serie di altre cose. E naturalmente
sempre nell'ambito di una revisione del regolamento e di un potenziamento del ruolo delle commissioni, occorrerebbe che le commissioni fossero in grado di votare atti di indirizzo sulla attività che i ministri ad esse, diciamo in qualche modo afferenti, congruenti, vanno a svolgere nelle sedi europee, perché questo è previsto dalla legge 234 del 2012, la legge Moavero, legge che però è inattuata perché a valle i regolamenti, le prassi, le connivenze, tutta una serie di cose impediscono di dare piena attuazione al dettato di questa legge. Vabbè, niente, si torna a dove eravamo 2 anni fa, questi proveranno ad andare avanti, la maggioranza su questo non è compatta, ce ne dispiace per loro, ma siamo contenti per il paese, perché quando la maggioranza non è compatta, l'opposizione riesce a lavorare meglio. Poi, voglio dire, questo non è un tema né da maggioranza né da opposizione. Come disse una volta il presidente Borghi in televisione, abbiamo bisogno di patrioti, non di vermi. Ecco, io diciamo la summa divisio la metterei qui. Speriamo che ci siano abbastanza patrioti. Grazie.